Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo della bellezza dell'uomo. Che cosa c'è di diverso e che cosa si può fare? Per farlo siamo in collegamento da Torino con il professor Giuseppe Sito. Buonasera professore, ben trovato. Buonasera a lei, ben trovata, anzi ben ritrovata, visto che ci siamo già visti. Come sta? Benissimo professore, un piacere rivederla. Grazie, grazie. Professore, quindi oggi affronteremo un argomento diverso per quanto riguarda la bellezza, perché quando si parla di bellezza di solito si parla di donne, invece oggi parliamo di uomini, quindi qual è l'incidenza degli uomini che si sottopongono a trattamenti estetici in questo periodo storico, oggi? Ma in realtà la chirurgia dell'uomo, la chirurgia estetica dell'uomo o comunque la bellezza dell'uomo è scienza antichissima, più o meno quanto quella della donna. Solo che per tanti motivi, la vergogna, il non farsi vedere insieme alle donne nello stesso studio, era un po' messa da parte. Tant'è che esistono delle statistiche di trattamenti estetici dell'uomo un po' vecchi, sono del 2011-2012. Oggi calcoliamo che gli interventi di chirurgia estetica o di medicina estetica nell'uomo siano rappresentate da grosso modo un 25-30% del totale dei nostri trattamenti. E questo sicuramente è una percentuale destinata a crescere, sia perché esiste un fenomeno che sono i baby boomers, no? Cioè quelli, i maschi rampanti, quindi quelli che a tutti i costi devono essere perfetti. Lo stesso Biden, l'abbiamo visto in televisione, Biden dà l'idea di un presidente sicuramente diverso, ma che non disdegna la tossina botulinica. Poi in Europa si sono formate delle vere e proprie associazioni, una importantissima di cui faccio parte anch'io, si chiama MasculLook, ovvero si occupa di dare o di ridare all'uomo un aspetto più mascolino a 360 gradi, partendo dal viso ma non trascurando neanche quella che è la cosmetica, quella che è l'estetica genitale. Insomma, c'è un po' un movimento così di revanche dell'uomo, il quale vuole, quando lo desidera, quando non si sente o non si vede abbastanza mascolinizzato, desidera invece un archetipo, no? Che deriva dal greco antico, che significa immagine, vuole un'immagine più maschile. Qui abbiamo degli esempi. Qui vedete bene, per esempio, qual è l'immagine maschile per eccellenza, un bellissimo uomo che ha le arcate sopraccigliari prominenti, il sopracciglio più folto e rettilineo, al contrario della donna che invece ce l'ha arcuato, il naso più lungo ma magari più stretto, le labbra sono sicuramente più sottili e la mandibola è più squadrata. Questo è il tipico volto maschile, e con il MasculLook, cioè questa vera e propria associazione, questo movimento di opinione, naturalmente si occupa proprio di questo, quello cioè di ridare all'uomo in qualche modo un aspetto maschile o anche un aspetto sereno. Qui vedete ad esempio come la tossina botulinica riesce a cancellare quelle che sono le rughe del corrucciamento. Certo, non tutti sono fortunati come questo bell'uomo, il quale ha poco da fare, però anche un uomo, questo è un uomo di 65 anni che comincia a essere senescente, ci ha chiesto ad esempio la correzione delle nasogeniene, così come vedete anche in questo prima e dopo, direi molto ben riuscito. La medicina estetica dell'uomo comprende tante tante cose, come la chirurgia. Diciamo che il primo intervento, la prima richiesta dell'uomo quasi sempre riguarda le palpebre. Riguarda le palpebre perché diventano più cascanti, più stanche, l'occhio diventa stanco, l'uomo vuole uno sguardo più vivace, più volitivo, più maschile, potremmo dire, senza nulla togliere alle signore, e quindi si rivolge a noi per questo. E poi tante altre cose anche un po' più intime, come gli ho detto. Quindi
Quindi, professore, lei già ci ha detto che il motivo principale per cui giungono in studio sono le palpebre. Quali sono le altre parti del viso o del corpo che gli uomini chiedono di modificare, di rendere più belle? Vede, l'uomo è esattamente fatto come la donna, non a parte qualche differenza di mentalità, qualche differenza psichica, ma dal punto di vista strutturale, vorremmo dire, la carrozzeria, chiamiamola così, non è diversa da quella della donna. Ha delle piccole differenze che sono la pelle più untuosa e più spessa, per cui va corretta con i cosmetici più adatti. Io stesso sono direttore di un master in cosmetologia dell'Università Pegaso, che ha molto molto successo perché insegna sia alle donne che agli uomini che cosa devono fare per migliorare la loro cosmesi. L'uomo ha la punta del naso più globosa, il collo che tende a sciuparsi un po' prima, ma diciamo che più o meno le cose da fare sono quelle delle donne. C'è una differenza fondamentale, direi caratteriale. L'uomo non vuole apparire, l'uomo vuole stare bene, vuole non avere le rughe, vuole avere un viso che dica qualcosa, ma non vuole che si dica cosa hai fatto, perché ti ho visto, guarda, sei cambiato. Quindi da questo punto di vista le palpebre, che sono un intervento molto soft, naturalmente la fanno da padrona, ma anche il mettere un po' di zigomi, perché lo zigomo in qualche modo aiuta l'occhio, il cancellare le rughe nasogeniene, quelle ai lati del naso, riempire delle guance, anzi ho un filmato, ve lo mostro volentieri, ecco qui, il riempire delle guance che sono troppo scavate. Diciamo che l'uomo ha qualcosa che invece non fa mai, o quasi mai. Qui vedete un riempimento con acido ialuronico biodinamico, cioè un acido ialuronico che segue i movimenti del volto, e il riempimento viene fatto con una cannula smussa, cioè una cannula che non dà dolore. Questa è l'inserzione della cannula, non dà dolore, non è traumatizzante, l'uomo può tornare subito alle proprie attività. Le dicevo, c'è qualcosa che invece, questo è il prima e dopo, direi di grande soddisfazione. C'è qualcosa che invece l'uomo non fa. L'uomo quasi mai, direi che 2 volte su 100, fa le labbra, perché le labbra vengono considerate femminili. L'uomo non mette il rossetto, non fa il make-up, quindi le labbra sono un qualche cosa che appartengono alla donna, quindi l'uomo quasi mai ci chiede una correzione. Però qualche volta, soprattutto uomini giovani che hanno quindi un confronto con donne più giovani, perché diciamoci la verità, l'uomo lo fa per piacere a se stesso come la donna, ma lo fa anche perché per altri motivi, tipicamente per una nuova fidanzata, per rinvigorire un po' il suo aspetto, perché ha trovato una un po' più giovane, per tanti motivi, ma lo fa anche per piacere a se stesso. Le labbra sono un po' escluse da questo processo di ringiovanimento, mentre le dico che l'uomo, al contrario della donna, ci chiede molto spesso un mento pronunciato, perché si sa, il mento è un po' il segno del potere. Se noi guardiamo al passato, anche un passato non felice, i grandi dittatori, i grandi uomini di potere hanno sempre avuto un mento particolarmente pronunciato. Lasciamo perdere in questo momento le idee e la politica che esulano dalla nostra trattazione assolutamente, però avere un mento più deciso dà l'idea di una mascolinità maggiore. Le donne invece non lo desiderano, o perlomeno desiderano uscire da un mento troppo contratto, troppo ridotto, però proprio di averlo prominente no. L'uomo poi desidera anche gli zigomi, perché tutto quello che sono spigoli, io l'ho detto già l'altra volta e lo ripeto, il viso, un viso per essere bello non deve essere solamente armonico, ma l'armonia significa avere un viso che sia in parte convesso e in parte concavo. Nel viso bello ci devono essere le convessità, tipicamente gli zigomi, e le concavità, tipicamente la guancia. Se è tutt'uno, tutto racchiuso in una sorta di sfera magica, diventa un volto piatto. A noi questo non piace.
Questo è degli orientali. Altra cosa che fa l'uomo, per esempio, l'uomo che non ha notoriamente, non è mai tanto coraggioso, l'uomo cambia il naso con dei filler, fa la rinoplastica medica. La rinoplastica medica, che è una pratica di medicina estetica che si effettua in ambulatorio, quindi non ha nessuna dolenzia, nessuna dolorabilità, dura e molto rapida da fare. E consente un rapido ritorno alle proprie attività, perché vede, un'altra cosa che ci chiede l'uomo è: ma quando starò bene? Quando è che potrò di nuovo farmi vedere in giro? Bene, allora l'uomo che fa il lifting sicuramente ci mette 12-15 giorni, ma il lifting è un intervento molto importante. Ma l'uomo che fa gli zigomi o la rinoplastica medica o le nasogeniene o non so, il mento. Ci vogliono esattamente 10 minuti, un quarto d'ora, e poi ritorna alle proprie attività. Per le palpebre, 8-9 giorni per essere proprio in forma, in forma, in forma. Però l'emozione di vedere di nuovo gli occhi, di avere di nuovo l'occhio aperto, è qualcosa di indicibile. I nostri pazienti ci scrivono lettere, non dico lettere d'amore perché siamo ancora di qua, dico, però ci scrivono lettere di grande ringraziamento, Certo. insomma, perché effettivamente aprire l'occhio dà grande, grande, grande soddisfazione. Eh sì, grande, grande soddisfazione. Professore, io so che lei ha scritto dei libri. Anche in questi libri lei ha dedicato qualche capitolo agli uomini? Allora, naturalmente io non trascuro mai tutta la mia attività. Ho scritto più di un libro, gli ultimi due sono usciti a distanza di pochissimo tempo. Eccolo qui, questo è un libro in inglese che raccoglie delle tecniche, vorrei dire, un po' raffinate. Ecco, sono libri per medici, naturalmente, perché non sono, questo non è un libro da principianti, è un libro in inglese destinato a una platea internazionale e che raccoglie tecniche e metodiche poco in uso, ma di grande raffinatezza, destinate a un pubblico molto molto scelto. Poi ne ho scritto un altro, questo che è un filino più da grande consumo, vorrei dire, perché rappresenta l'ABC, la Bibbia, io mi illudo, per tutti quelli che cominciano a dedicarsi o che vogliono diventare un po' più pratici nell'uso dei filler del volto, cioè delle sostanze riempitive che ci consentono in pochissimo tempo di dare soddisfazione a un paziente o a una paziente. Ecco, questo è per esempio tipicamente le rughe della glabella di un uomo che si curano in due modi: la tossina botulinica e l'uso dei filler. Il filler dona più durata alla tossina botulinica. Questo era il risultato, come avete visto, non c'erano più le rughe della glabella. Il risultato immediato, professore, cioè nel momento in cui si Immediato, infatti, inietta, immediatamente la pelle si sì, la tossina distende. botulinica dopo 4-5 giorni, e invece il risultato con il filler è veramente immediato. Professore, io la ringrazio per aver contribuito alla nostra trasmissione, è sempre un piacere ascoltarla, grazie per essere stato ancora una volta insieme a noi. A presto, Rivederla, rivederla, grazie a lei. professore, e grazie a tutti i nostri telespettatori che ci hanno seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.